via via. Oh, via 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 via, partiamo per l'ultimo sondazzo dell'anno. Dai. Che poi proprio l'ultimo non è. No, perché stasera, stanotte, va, dignene, qualche telefonata la si scappa anche dai vivo, con le persone presenti nel veglione, vero? Certo, la si scappa. Per carità di Dio. Certo. Allora, il Nacchero è ancora alla ricerca. Sì, certo, il Nacchero. E gli anche. La ricerca di qualcuno che l'ospiti per l'ultimo dell'anno stasera stessa. Bene, stasera. Oh, bene. Mamma mia, sì. Fa uno spicinio. Ecco, sì, non so che vuol dire. Ma niente, ma ora si vede. Ora si vede, eh? Ora si vede. Dai. Vabbè, un anno di sondazzi veramente, alla grande, mamma mia. Tanti. Quanti? Pronto? Pronto, signora? Buongiorno. Chi è che parla? Sono il Nacchero. Signora? Ma lei la mammutolisce? Mammutolisce. Io gli gnaccheri li conosco. No, gli gnaccheri non so, ma il Nacchero, io sono non sono gli gnaccheri. Allora, sono Nacchero, mi chiamo Nacchero. Allora, abbia pazienza. Lei lo mi conosce? No, non lo so. Ma il suo marito gliene aveva parlato di me. Io lo so se mi ha parlato. Ma come parla, signora? Io come la parla? Parla in modo strano. E parlo come mi parla lei? No, siccome siamo d'accordo con lui, no? Che stasera, per il veglione in fine d'anno, siano a fare la festa a casa sua. Ma non credo per niente. Allora penso che abbia sbagliato. Per quale motivo, signora? Penso proprio che abbia sbagliato, perché a casa mia non si fanno punte le feste. No? No. E dove andate voi? Noi si sta a casa e non ci. Ma lui sta a casa, appunto, Sarriano e si fa la festa. Sono d'accordo, Gigi. Sono d'accordo, io e lui mi ha detto anche: senti, se tu vuoi dare una botterella alla mia moglie, fai pure. Io ho detto: no, figurati, non mi permettere mai, ma figurati, portarsi il letto a tua moglie. Dice: ma vai, provaci. Io ti dico. Penso che non sia io il tipo da andare a letto ora, ecco. Con chi? Con me? Non né con lei né con altri, perché io sono bella vecchietta, non sono mia giovane, Ma che c'entra, signora? Che vuol dire? Per l'ultimo dell'anno si fa anche un po' di beneficenza. Io voglio dire, voglio beneficarla. Ha ragione. Allora, casomai, no, le stai su marito, dimmelo. E dice, ma provaci. Sai, tutti quest'anno, sempre un me, la si sarà un po' annoiata, povera donna. Ma lui, la mi voleva fare, il suo marito mi voleva mostrare come una specie di regalo di fine d'anno, no? Allora mi fa trovare sul letto tutto nudo e con un bel fiocco, capito? Ma tutto. Lei la levi il fiocco, perché il fiocco sta proprio lì, capito? Le fiocco proprio sull'uccello. Se lei fiocco, allora lei la può approfittare di me, casomai. Ma guarda un po', è un regalo, insomma, che occasione, La doveva essere una sorpresa, no? Allora, però, bene o male, sai come l'è andata? E io glielo volevo dire, perché se niente lei non si fa il bidet, io ci rimetto, capito? Dire, no. Quindi ora che la lo sa, ora è la lo sa, certo, dammi la bella sciacqua. Che scherzetto è questo? Che scherzetto è, me lo dica? Non so, è scherzetto di fine d'anno, non so, è Luigi, le sta Luigi. Diamo, io allora ascolti, dai via. Io ho accettato lo scherzo. Stasera l'accetterà. Io non so da dove chiama. Andiamo, se no c'ho da portare giù di sotto la mia vicettina. C'ho una nipotina. C'è una nipotina? Ma che vuol dire? La porti la cittina e io tanto ci si vede stasera. Allora, nel letto, mi raccomando, quando lei arriva, gli sta il fiocco e sotto il fiocco. Ora lo volevo dire, che c'è che sotto il fiocco. La grande sorpresa! Allora, finalmente un cazzo! Ovvia, bel augurio. Ci siete, auguri, a dopo. Hasta notte, hasta ritta. Ma a me non mi poteva dire di dove mi chiamava il birbaccioni. Chi è?
Ora io tutto stasera, poi come tutto poi stasera? Tanto che gli frega lei, non c'è la mia più l'emestrazione ormai, no, porto la sigara. Accidenti, mi raccomando il bidet, arrivederci la signora. Ovvio, a dopo, a il dopo. Braccione mi ha detto chi è. E glielo farò sentire io, chi sono. Oh, chissà che lavoro. E lavori, ragazzi. Ma allora, arrivederci, signora. Ovvio, arrivederci. Non 2000. Al 2000, davvero, ovvio, c'ha bisogno. Sono di 2000 centimetri, arrivederci. Buongiorno. Il bacione. Sì, arrivederci. Ada, la vada. Arrivederci. Questa si trattiene, asmai. Il bacione. 2000 centimetri. Ce l'ho di 2000 centimetri. Sarebbero 20 metri. No, quanto saranno 2000 centimetri? 20. Cioè, dunque, ogni metro è fatto. No, ogni centimetro è fatto di 10 millimetri. 2000 millimetri. Ho detto millimetri, sì, 2000 millimetri, fate voi il conto, mi sembra abbastanza lungo però, la verità, non ho voglia di fare conti, ecco, insomma, 2000 millimetri, cioè, perché 10 millimetri sono un centimetro, 20 millimetri 2 centimetri, 30 millimetri, cioè 100 millimetri sono 10 centimetri, 100 millimetri, 1000 millimetri è un metro, no? 2 metri, ce l'ho di 2 metri. se non ho fatto male il calcolo, insomma, fate voi, se ne frega. Da tanto, niente, lo so che niente. Lo sento da me che non c'è nessuno, faccio un altro numero. D'accordo, sì. Oddio mio, la signora però birbazzone. Tontenta. Vediamo qua, Pronto? Sì, buongiorno, sì. C'è Piero? No. Ma come mai? Come mai? Come mai? È fuori. Ah, è fuori? Lo so, un po' è fuori l'uomo. Che lei, figlio? Sì. Allora, senta una cosa, io con Piero sono rimasto d'accordo, no? Sì. Che noi si viene a fare l'ultimo dell'anno lì da voi, noi intesi come banda di naccheri, insomma, tutti noi, insomma, capito? Lì in casa vostra. Mi dica io. Sono in nacchero. Ma qui è forse sbagliato il numero. No, chi sentirà, ho detto Piero. Piero, no, non è Piero. Tu babbo è Piero, no? Allora, no, noi siamo la Naccheros Gang. Siamo 127. Sì, sì, ma 128 più o meno. Ci entrate tutti. Ci si entra? Sì, sì. Ma io a me è sempre piaciuto entrare. Il peggio è a uscire, ma quando c'è da entrare non c'è problema. Vero. Io entro sempre, madonna buona, infatti siamo una bella genga di uomini e donne. Sì. E anche di molto buone. L'importante è siamo buone. Che è interessato lei? No, non ci sono. Non c'è? No. Ma tutta la sega, tanto tu sei anche un pochino triste, mi sembra tu sia un pochino abbacchiato. Che t'ha fatto? Yeah. C'è qualche cosa che non va con la tua donna? No, perché? No, va d'accordo? Certo. Sicuro? Sì, sicuramente. Ma, guarda, e mi erano venute voci contrarie. Sì. Ma delle voci serpeggiano, capito? Dice, ma, vabbè. Contento te, contenti tutti, no? Voglio dire. Cioè, sono anche lì contenti di portare le corna. No, voglio dire, sai. Tanto si vanno in 2000, ci porto la sega, Bravo. Bisogna aprirsi, no? Aprirsi. Bravo. Ecco, bravo. Loro, le donne le saprano e si sapra anche noi. Infatti, è giusto, no? Tu ti stai guardando allo specchio, no? A volte, no? Sì. Ma non si vedono? Purtroppo no. Si vedesse allo specchio sarebbe bello risolto tutto, no? E invece no. Allora, l'importante è, insomma, portarle con dignità. Infatti. Ecco, no, perché serpeggiano delle voci, dice, conosci un certo Silvano, te? No. Niente, così, me la vengo. Senti, non lo conosci, allora. No. Conoscerei però. C'è mia un rivale. Cioè, io conosco come si chiama Silvano, no? Dice, io invece non lo conosco, capito? Troppo no. Mi dispiace, ma non lo conosco. Ti dispiace sì, perché se tu lo conoscessi sarebbe anche peggio, magari potrebbe essere un tuo amico, no? Allora! Certe cose fra amici non si fanno, No, come dire. Giusto? Giusto. Appunto, tu lo conosci, vuol dire insomma, però sai, ne parla tutta la città, ne parla mezza città, via, un quarto, va.
Sì? Sì, ne parla. E che dovevo fare? In fondo, lei ne mi ha da buttare via, voglio dire. E te a volte tu sei un po' assente, allora che dovevo fare? Silvano invece è sempre presente. Sì, Ah, Silvano, e uno c'ha poco da fare, c'ha di molti soldi, capito? È buono. Sì, è buono. Se tu vuoi sfruttare la situazione, parlane con lei. Certo. Può anche darsi che insomma si possa insomma addivenire a qualche no? Certo. Qualche accordo insomma anche finanziario. Fanno mia male. Magari. Fanno mia male anche nel 2000. Allora! Che tu ci devo fare? L'è la vita! È vero. Allora, te non ci sei allora stanotte? Non ci sono. Noi si viene ostie e si fa tutta l'orgia, madonna buona. Come è la casa? Ah, grande proprio. Come è la casa? Grande? Piccina, Bene. Quindi più, è tutto più un gruppone. Più ristretta e meglio ci si strofina. Tutto un gruppone. Sì. E te invece dove tu vai? Vorrei sapere troppo. Ah, non tu stai nemmeno se da andare, eh? Bravo. Cioè, guarda, diretta a me, cerca un certo Silvano. Chiedigli a lei, chiedigli se conosce, se la conosce un certo Silvano. Non ti dico altro. Va bene? Va bene, va bene. Saluto Fammi Piero e ci si vede stasera con Piero. Va bene. Che c'ha una fame anche lui di passi. Che c'è? Tutti siamo, più o meno. E siamo maschi, no? E siamo ancora uomini, vero? Vero. Bravo. Allora io ti saluto. Non essere così triste. Ma meglio. Anche se ti ho dato qualche notizia, insomma. Che tu vuoi fare? Ti trovavo triste, ora ti trovo sull'orlo del suicidio. Vabbè, non importa. Tanto, guarda, ammazzati pure, cioè mi importa una sega, tanto non ti conosco nemmeno, cioè a me che me ne frega a me? Infatti giusto. E poi così Silvano è più tranquillo, no? Ah, grande, ma. Non fa la sala luce del giorno. Infatti, hai ragione. Hai ragione. Ha finito? Sì. Ciao. Mamma mia, ragazzi. Che uomini di gomma, eh? Che uomini di gomma. Era proprio. Avrà sospettato di questo Silvano? Avrà la pulce nell'orecchio oppure no? E che ne so, come può saperlo? Pronto? Sì, pronto. Pronto? Ma mi senti? Pronto? La sento, poi la sento lontana, ora la sento. Pronto? Ora mi sente? Ora la sento? Sì. La sento? Sì. Ah, se lo dice lei la sento. Allora, senta, io sono in Nacchero. In Nacchero? In Nacchero, sì. Mm. Della Nacchero Sgenghe. Allora, io sono d'accordo con la Paola, di già, va bene? Per cui noi si fa l'ultimo dell'anno tutti insieme. Appassionatamente. Mi sembra giusto. In casa vostra. Va bene? Mm. Oh, no, questo mi fa. Mi ha parlato la Paola, no? Sì. Mi ha detto, no? Sì. Lei è il marito? Il marito. Il marito, bene, ma bene, bene. Lei allora è quello. Quello. E lei è quello lì, Deciso. Proprio quello. Ora un po' vedere il gesto che fa un gesto, no? Un gettaccio? Sì, con la mano. Lei è quello. Mi fa piacere conoscere Madonna Mona. Me ne ha parlato tanto la sua moglie, sì. Giusto. Non mi ha detto un sacco di cose. Insomma, vabbè, insomma, piccoli particolari tecnici di trasmissione, no? Nel senso a letto, insomma. Giusto. Piccoli intoppi, insomma. Cose, sì. Piccoli, sì. Come quella volta. Quella volta, Madonna Mona. Allora. No, te ricordi? Lo ricordo. Ah, è Cireno, te ricordi? Certe cose non si dimenticano, Giusto. Sì, e Silvano, lo conosci Silvano? Certo lo conosco. Ah, sì? Ah, allora, se tu sei già d'accordo. Ma te ricordi di stare insieme? Con Silvano? Sì. No, io non mi ricordo. No, mi dispiace. Che tu mi fai fare? Ricordare le cose che io ricordo. Allora, no, Silvano lo conosco, ma non siamo mai stati insieme. No, perché io non ti conosco personalmente, capito? No. No. E allora che conosci? E sono con la Paola, sono così. Ah, sono così con la Paola, così. E Silvano? E allora Silvano ci faceva lì. Che ci faceva Silvano? Ah già, te non lo conosci Silvano. No, Silvano lo conosco. Ah, Silvano lo conosco. No, te lo conosci? Sì, certo. Allora, io lo conosco, ma noi, io e te, non ci siamo mai conosciuti. Mentre la Paola l'ha conosciuto sia Silvano che me. È
è vero. Capito? E Silvano è quello che fa quella volta. Mi disse, vado sopra, pum, 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 pum. Pa! Mamma mia! Ma va tutto bene, no? Va tutto bene. Io sì, ma sono guarito. Sei guarito? Sì, sono guarito recentemente, mi hanno dimesso. Sto bene, per bene sto bene. E Silvano sta meglio di me. Stanno dimesso ora, insomma. Stanno dimesso ora. Sì, ieri l'altro. Sì. Dice, tu devi passare 2000 libero, insomma, va fuori, appunto. Cioè, casomai. Pensavo un po' prima. Pensavo un po' prima. Come un po' prima? No, sto bene, sono guarito io. C'è nessun problema. Silvano, allora, se te lo conosci Silvano, tu devi sapere che è un medio, no? È un medio, come dire, di cervello. Allora, sospettavo. Come? Sospettavo. Sì, appunto. E è stato anche il mio dottore. Perché quello mi ha detto che sono guarito. Sa perché mi ha detto che sono guarito e mi ha buttato fuori? Perché gli ho fatto conoscere la Paola. Allora! Lui contento, soddisfatto, soddisfatto al 100%, mi ha detto, madonna buona, ti butto fuori e ti firmo le dimissioni dall'ospedale, dice anche se tu sei... gonfiata Paola, Non avrà mia gonfiata Paola. A gonfiata? Questo non te lo so dire. Questo non so, perché io ero dentro, cioè, e uscivo fuori solamente per il weekend, no? E facciamo fare una giratina e conobbi la Paola, mi disse, ah, qua, là, giù, su, sotto e sopra, no? E io dissi, guarda, ci sarebbe questo dottore, madonna mona, che se io riesco a fare, a combinare le cose, mi butta fuori, insomma, io c'avevo il mio tornaconto, capito? Allora, ho fatto il pateracchio, allora! E così ora, insomma, sono libero, sono guarito, secondo il foglio che c'è scritto, ma scritto guarito, guarito, ho guarito una sega, sono peggio di prima, allora, però ufficialmente sono guarito, allora, ho fatto questo piacerino al dottore, no? a Silvano, e ora praticamente so una sega. Tutto bene? Tutto bene. Allora noi si viene a fare, ora che sono libero e tranquillo, l'ultimo è l'anno a casa tua. Sì. Io, Silvano, con la Paola e se tu ci vuoi essere te, bene, se tu vuoi andare via, porto un... ma va pure. Che tu ridi? Ma guarda, non fa danno, ossia. Posso andare anche via. Ecco, va bene, guarda, vai via perché tanto non ci se ne fa nulla di te. Proprio di se non ci se ne fa nulla. Allora! Sì, ma anche con la Paola non ci fate nulla. Perché? E che ci fa con la Paola? Fatica, ci penserà Silvano, io non c'entro mia nulla, No, io c'ho la mia, Giuseppina, l'ho fatto uscire insieme a me. Porti anche Giuseppina. La Giuseppina, la stava lì, sì, è una che faccia sempre, è la Buddha, tutti i giorni fa così, allora faccia, è la Buddha, a me mi piace di molto questo, questa cosa, no? E infatti, aspetti, ora gliela passo, Giuseppina, vieni qua, via, parla con questo signore, quello della Paola, vedo, quello che sta con Silvano, parlaci. Pronto? Giuseppina. Una, come? Mi sembra che tu abbia una vocina sottile. Sì. Una brava figliola, sì. Una Buddha. Mi hanno buttato fuori. Anche te ora? Sì. C'è questo qui che si fa chiamare il nacchero, no? Lui me lo butta dentro. Una Buddha. Come? Digli che in cima è buato. Buato? Come è buato? Allora non è più buono? Sì. L'è più buono? Come è buato? È buato. Aspetta, oh, l'acchero, che ce l'ha buato in cima, Una Buddha. Allora, adesso è buato, Nini. Se fosse buato non uscirebbe nulla. Una Buddha. Ma ha detto che se fosse buato non uscirebbe nulla. Possibile? Ma gli succede a me a Paola poi, A Paola? A Paola ce l'ha buata? No. Ce l'ha buata anche lei? No. Ah, no? No. Pronto? Oh. E c'è Paola lì?
Bo Paola? Sì, me la passi? Te la passo? Sì, 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 sono Giuseppina. Dai, te la passo. Passa, passa, passa. Tu la buda. Non te la passo un secondo, aspetta. Sì, un secondo, ah, no, è indisposta, vi te la passo. Una buda, una buda, una buda, una buda. Bene. Ti saluto, ci si vede stasera, se tu non ci sei, non importa. Sì, va bene, ci si vede stasera. E te l'hai buato. Una buda, ciao, ciao. Oh. Una buda, ciao, ciao. Una buda. Ciao, ciao. Oh. Ciao. Ciao. Una. Una buda. Ma che cosa? Ma che cosa mi sono inventato? Ma ragazzi, ma siamo impazziti veramente, eh? Ma siamo impazziti davvero, eh? Ma qui non si può andare avanti così, ragazzi, in mondo. Così, alle sogliole di 2000 come siamo, via! Entra nell'anno 2000 con G, Cenone, Veglione, Spettacolone, chi non viene un coglione, in un posto bellissimo sulle colline di Montecatini, gli amici del Colle, prenota subito il tuo mega capodanno allo 0572 72 180, entra nell'ultimo anno del secolo con G, e se no con chi? Dopo la prima parte, improntata alla più pura pazzia, abbiamo la seconda, che immagino che tanto meno pazza non sarà. Però, siccome ieri ho iniziato una serie di espiazioni che, insomma, mi ripropongo così alle sogliole di 2000 voglio espiare le mie colpe, perché io sono il G e per tutto l'anno ho rotto il coglione alla gente, ho fatto telefonare e così via, poi anche nei 16 anni precedenti, no? Indubbiamente. E allora ieri sono riuscito a ottenere queste cose: cretino, vai a fare in culo, pezzo di merda, testa di cazzo, deficiente, faccia a culo e figlio di puttana. Non è male e non è poco, devo dire. Ecco, quindi oggi cercherò di farmi dire altre cose per completare la collezione degli improperi, no, nei miei confronti. Così io mi purificherò e così sarò pronto da lunedì prossimo, quando riprenderemo le trasmissioni NI 2000, indubbiamente sarò pronto a ricominciare a rompere i coglioni alla gente. Ma intanto mi sarò purificato per il passato, è vero? Ecco, sì. Anche oggi chi ascolta il sondazzo, indulgenza plenaria, sì, indulgenza plenaria del G, mi raccomando, ascoltatelo tutto. Ascoltate anche la replica, doppia indulgenza plenaria. Ecco. No, plenaria. Oh, via. Pronto? Sì. Buongiorno. Senta, io avrei bisogno di un favore così, in fine d'anno, così. Ecco, lei non mi conosce, ma non gli costa nulla dirmelo. Senta, abbia pazienza. Mi dice, siccome sono stato un po' cattivo quest'anno, ho bisogno che qualcuno mi dica una cosa un pochino, insomma. Sì. Mi dice, cazzo di cane. Come? A me. Cazzo di cane, me lo dice? Ma... Signora? Sono mia di cazzo di cane. No, pronto? Pronto? Sì? Buongiorno. Accidenti, quello ha detto cazzo di cane e non ha riattaccato. Questo ha detto buongiorno e ha riattaccato. Ai. So qualcuno che mi dirà che sono un cazzo di cane? Non lo so. A cazzo di cane, così. Andiamo avanti, facciamo un'altra telefonata. Sì, ce ne sono tante. Ma appunto, cretino, va a fare in culo, pezzo di merda, se sei cazzo, deficiente, faccia il culo, figlio di puttana. No, non c'è male, eh. Ieri ho fatto una buona, un buon raccolto. Pronto? Pronto? Ah, pronto? Pronto? Mi sente, signora? Sì. Buongiorno. Senta, mi scusi tanto, io non ho fatto questo numero a caso. Avrei bisogno di una persona che mi dicesse una certa cosa, perché io durante l'anno ho rotto un po' le scatole alla gente, sa? Ecco, mi direbbe che sono un cazzo di cane. Vaffanculo. No, questo me l'hanno già detto, no, questo è un doppione, due vaffanculo, non mi serve, ce l'ho già, vaffanculo ce l'ho già. Ah, Dio mio, ragazzi, no, scusa, già che c'era a dire una cosa così, tanto valeva dicesse cazzo di cane, andiamo da qualcun altro, ma andiamoci chiaro, vaffanculo, no, che sistema è quello lì, che sa, ce l'ho già, ce l'ho, pronto? Sì. Buongiorno, mi manca il cazzo di cane, no?
Cioè io c'ho cretino, vai a fare in culo due, pezzo di merda, testa di cazzo, deficiente, faccia culo e figlio di puttana. Me lo dice lei, cazzo di cane? Ma te lo va a ripigliare nel culo? No! E sono già tre, ce l'ho! E ce l'ho questo! E mi fanno doppioni! E mi fanno! No, questo. Beh, a ripigliare, evidentemente. Sì, no, l'ho richiamato, questo l'ho richiamato, no, questo l'ho richiamato. Abbia pazienza. Ma già che uno dice che culo. Pronto? Pronto, signora, ma suo marito è ripetitivo, ce l'avevo già, ma fanculo, sono già a tre. E mi manca cazzo di cane, me lo dice cazzo di cane. Scusi, ma lei chi vuole? Voglio una persona che mi dica cazzo di cane, a me. Ora io ce lo mando io, guardi, non so chi è. Ma già che mi manda a fanculo, invece di mandarmi a fanculo, può dirmi cazzo di cane? Ma guarda, ma ci vuole tanto, ma ci vuole tanto, ci vuole, ma questo vanno richiamate perché c'è, forse qui qualcuno forse oh, non si può andare avanti così, ragazzi, ma uno gli chiede una cosa te ne dicono un'altra, ecco. Ah, Dio mio, ma la gente, ma dico, ma la gente non ragiona, non ragiona, eh? Io non lo so, sai, ecco. Oh, via, dai. Oh, e che ti devo dire? Mo. Vediamo qua, su, ha fatto quest'altro numero. Oggi è difficile, eh? Ieri è andata bene, accidenti, mi rendo conto di quanto è andata bene ieri, ma come sta andando male oggi che non mi vogliono dire niente. Ecco, mi dicono cose che già so, che già ho, ecco. Io potrei scambiarle però. No, sì, come le figurine. Cielo, ce lo manca, eh? Sì. naturalmente. Certo. Io aspetto che qualcuno risponda, ma. Pronto? Pronto? Sì, pronto? 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 Mi sente? Sì. Ah, buongiorno, senta. Io ci avrei due vaffanculo che mi avanzano. Gliele do tutte e due per un cazzo di cane. Le porti a quella troia! Troia? Di qualche donna! No, di qualche donna, sia più preciso! Sia più preciso! Che cosa vuole da me? Io c'ho due vaffanculo, io gli do volentieri se lei mi dà un cazzo di cane. Un cazzo di cane? Sì, mi dica, cazzo di cane. Ma perché un vaffanculo? No, sono già quattro. Gliele rendo, ne do tre, mi dà un cazzo di cane. E si vergogna di chi è? No, io non mi vergogno, ma lei mi dica cazzo di cane, siamo a posto. Ma vaffanculo, va. No, siamo a cinque. No, cinque vaffanculo, cinque. Ma come? Io mi chiedo, ma è così difficile? Informazione? Sì, zitta lei, che sto prendendo la linea, mi dice l'informazione. Abbi pazienza, no, voglio dire, ma è così difficile dire cazzo di cane invece di dire vaffanculo? È più facile dire vaffanculo, va bene, ho capito, ma se l'ho detto che ce l'ho, ce ne davo due a prezzo di uno. Io non lo so, ora c'ho cinque vaffanculo e nemmeno un cazzo di cane. Ora abbi pazienza, ma ti sembra giusto proprio alle sogliole, come dire, a Merluzzi del 2000? No, non si può andare avanti così, ma la gente non capisce nulla, io non so, che dico? Pronto? Pronto, signora? Sì? Senta, abbia pazienza, io mi avanzano quattro vaffanculo, se io glieli do a lei, mi dà almeno un cazzo di cane? Lei mi dice cazzo di cane, me lo dica. Ma guarda, la signora, un pezzo di ghiaccio, non si va avanti con gente così. Ah, questo sarebbe il 2000, nel 2000, andiamo, non è possibile. Via. Proviamo con un altro sistema, perché qui non vogliono fare gli scambi, se li vogliono tenere per sé i cazzi di cane, perché i cazzi di cane sono più rari, eh. I vaffanculo invece, ne troviamo tanti, tu doppioni, è vero. Facciamo questo, non c'era nessuno, è vero, non c'era, è vero, ecco, ok. O vediamo se si riesce a farla. Insomma, ne avrei diversi, per esempio. Infostrada, informazione gratuita. Il numero da lei selezionato è inesistente. Sente, sì, ho capito, sì. Ora fare infostrada per l'informazione info gratuita. Andiamo. Non ci bachiamo tanto il cervello. Ecco, vai. Ecco.
No, perché avessero detto due volte. Di chiamata inoltrato. No, attendere, prego, prego no. Attendere, prego, no, così sui finali di anno. Di anno. Sì, allora? Volevi dire? Niente, no, vabbè, non posso stare a aspettare, prego. Non posso attendere, prego. Su. Facciamo un altro numero. Via, facciamo questo. Facciamo quello. Eppure ieri io l'ho sentito tanto ben disposti a dirmi quelle cose. Se no non avrei messo insieme tutta quella. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno, signora. Buongiorno. Senta, si tratta di questo. Lei forse può farmi un favore che non le costa niente. Io durante quest'anno sono stato un po' cattivello. Ho preso in giro la gente per telefono, ho fatto un migliaio di telefonate, ho fatto di tutto. Senta, mi direbbe che sono un cazzo di cane. Capito? Eh? La carità umana? Ecco, nel 2000 siamo più aridi, ecco. Nessuno ti soccorre, nessuno ti dice cazzo di cane, eh? Ma insomma, sarò costretto a cambiare epiteto. Epiteto. Ecco, va via. Oh, penso di me, c'è la testa di cazzo, c'erano quelli più, Pronto? Pronto? Chi è? Buongiorno, signora. Buongiorno. Mi darebbe l'imbecille? Ma io, per carità, non lo so neppure. Ma come me lo dia? Io sono stato cattivo. Durante tutto l'anno ho fatto l'imbecille. Mi dice che sono un imbecille, per piacere. No, non glielo posso dire, perché no, non so io voglio, pure chi è. Voglio espiare quello che ho fatto durante l'anno. Io ho fatto questo numero a caso. Ho bisogno che qualcuno mi dica che sono un imbecille. Me lo dica, signora. Ma lei, scusi, chi è? Io ora non ci posso pensare. Io ho fatto tante telefonate, ho preso per il culo la gente tutto l'anno. Sono 17 anni che le prendo per il culo le persone. Io voglio espiare le mie colpe. Mi dica che sono un imbecille. No, non glielo dico. Mi dica. Vuole, ora gli chiamo mio marito, sì. Lo dice a lui. Sì, grazie. Ora aspetti. Grazie, molto gentile, ma gentilissima. Ora nemmeno un imbecille. Cioè, voglio dire, un imbecille non si nega a nessuno, via, diciamo la verità. Non mi ha chiesto la luna, Forse se arrivi il marito mi dice anche cazzo di cane, speriamo, potrebbe essere una telefonata dove ce ne becco due. Ieri presi un deficiente. E faccia culo nella stessa telefonata, che fu veramente epica, importante. Ora la signora sta spiegando al marito la stranezza di questo. Pronto? Pronto? Il mio marito ha detto l'imbecille, non glielo dice, allora io metto giù il telefono. Me lo dica lei, signora. No, magari così, lei è un imbecille, così per benino. No. Ma allora suo marito nemmeno? No. Ma allora non si può aiutare il prossimo così, Io ho bisogno che qualcuno mi dica questo. Ma telefona a qualche altra persona, perché io non sono abituata ad imbecille alla gente. Lo dica, l'ha detto, ma non l'ha detto proprio a me. Dica, imbecille, lo dica. No, grazie. Pronunci questa parola, imbecille. Provi con cazzo di cane. Niente. Ragazzi, le dura oggi, niente, mi sono beccato, 4 vaffanculo e nient'altro, ma non si può ragazzi, qui avete visto com'è difficile, continuiamo, ma io non so, guarda, io gli altri non li posso scambiare, magari a qualcuno gli servirebbe un pezzo di merda, ma non glielo posso dare, ce n'ho uno solo, capito? No, non posso, pezzo di merda, sei un pezzo, pronto? Buongiorno. Dica. Buongiorno, senta, io sto raccogliendo epiteti, cioè offese, ho bisogno che lei mi dica cazzo di cane, me lo dice per favore. No, io le dico vai a daffanculo. Ma anche no, ce l'ho già 5 e con questo 6. No, ma ragazzi, è incredibile come la gente si comporta. No, via ragazzi, no, non ci credo, tutti sono disponibili a dire vaffanculo, allora tanto vale che mi dicano cazzo di cane, no, vado con vaffanculo, per farmi un dispetto, c'ho 6 vaffanculo, 6, me ne bastava uno, 6, se gli chiedessi a uno di dirmi vaffanculo, forse mi direbbe cazzo di cane, non è detto, proviamo, a volte può darsi anche che si riesca con l'astuzia, ecco qua, dunque, vabbè,
Sì, sorridete, sorridiamo anche perché siamo sicuri adesso che tutti gli ostaggi sono scesi dall'aereo, tutti, abbiamo una conferma ufficiale, ve lo dico così in diretta, è un fatto molto molto positivo questo qua, meno male. Ecco, dunque, sì, beh, in questo momento ve lo dico alle 13:18, però... Nella replica evidentemente la notizia sarà già stantia. No, non c'è nessuno. Allegria. Non si guarda, non si è raccattato niente, solo 5 vaffanculi. Sì, è plurale, vaffanculi. 5 vaffanculi. E basta oggi. Sta andando malissimo. Io bisogna in qualche modo. Abbi pazienza. Ma come si può andare avanti così? Questi continuano anche a non esserci, oltretutto fanno perdere tempo prezioso per queste mie raccolte. Sapete, io sono un collezionista, colleziono un sacco di cose, e oggi, in questi due giorni, ho voluto collezionare queste poche parole che tutti potrebbero dire per farmi un piacere. Non me lo vogliono fare. Oh, ecco, ma io non lo so. Però possiamo in qualche modo ripiegare su altri termini più normali. Dovrei cercare di farglielo dire magari con l'astuzia. Però se non ci sono, ecco. Oh, via. Vai. E dai, no, ma ho trovato un'assenza generale, generica, generalizzata. Guarda che roba. Via. Sto perdendo le mie speranze. Le mie speranze per l'anno 2000. Comunque io sono convinto che con quei termini che ho messo insieme già posso espiare abbastanza, no? Sì. È vero. Pronto? 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 Pronto, buongiorno. Sì, dia. Lo sa che cosa sono io? No. Una parola che inizia per S e finisce per O. ST. E finisce per O. Che parola è? Boh. Me lo dice? No. Inizia per ST e finisce per ZO. Che devo dire? La conosci questa parola? La conosco. Dimmela, ti prego. Perché ho bisogno che tu me la dica. Se tu dici questa parola vinci un premio. Ma non importa. Dimmela. Chissà quante volte la dici nella vita. Pronto. Grazie. Stronzo, l'hai detto. Oh, finalmente. Io volevo farmi dire cazzo di cane, no? Però non me lo dice la gente, cazzo di cane. Meno male che te mi hai detto stronzo, quanti anni hai? Io 17. Conosci tutte queste parole, certo. Se tu mi dicessi anche cazzo di cane, guarda, no, mi faresti felice. No, è bellino cazzo di cane, eh? No. Imbecille? Imbecille. No, dimmi, imbecille. Imbecille. Sì, grazie, imbecille. Ecco, stupido. Stupido. Come cosa? Stupido. Ora dimmi. No, cretino ce l'ho già, quindi. Te pensa, mi hanno detto 6 vaffanculo, me ne bastava uno, no? Me ne hanno detti 6. Ora io sarei disposto anche a cambiarli. No. Con altre cose. Ti serve qualche vaffanculo per qualcuno, così te lo tieni in serbo? Così. La voglia. Appunto, ti serve senz'altro, magari il tuo ragazzo ogni tanto, glielo dici? Sempre. E cosa gli dici anche al tuo ragazzo? Non capisce niente. Vabbè, ma questo è una parola, ecco, tipo stronzo. No, pezzo di merda ce l'ho già, testa di cazzo ce l'ho già, deficiente, faccia al culo, figlio di puttana, stronzo, imbecille, stupido. Trovamene una te. Una che ti viene alla mente. Bella. Cerebroleso. Questo lo dici sempre al tuo ragazzo, no? Me lo immagino. Però non è bello, sai, dire cerebroleso. Lo sai perché? Perché ci sono quelli che lo sono veramente. Non bisogna usare queste parole tipo mongoloide. Non bisogna usarle, perché ci sono persone che sono veramente in quel modo, no? Allora, da retta a me, non usare mai di stronzo, imbecille, pezzo di merda, ma non usare queste parole che sono
insomma, adatte purtroppo per certe situazioni purtroppo reali, no? È vero? È da retta a me. Elimina il CR Proleso, lo levo anch'io, dimmi, rotto in culo, vai, rotto in culo, vai. Dai, dimmelo. No. Dai, dai, lo dici piano, non ti sente nessuno, vai. No. Dai, ti prego, dimmelo. Come ti chiami? Come ti chiami? Io Alice. Alice, vabbè, Alice, dimmi rotto in culo, Alice. Ma perché? Perché no, ti spiego. Io durante l'anno ho rotto le palle a tanta gente. Ah. Veramente. Ho fatto tante telefonate, ho preso per il culo la gente proprio alla grande per tutto l'anno, anzi, per 17 anni a questa parte, da 17 anni a questa parte. Ecco, io voglio in questo, ora che siamo proprio alle soglie del 2000, no? È vero? Pronto? Alice? Voglio espiare, voglio che qualcuno mi dica. Già ho avuto delle risposte interessanti, no? Ma se te mi dici rotto in culo, sono felice. No, ti prego. No. Mi fa un piacere. No. È volgare, sì, ma più volgare è meglio, perché essendo volgare io poi mi sento più offeso, allora espio di più. Espio, cioè le mie colpe, no? Ah. Non ti spio, non posso, se potessi ti spierei. Ma appunto, capito? Che sono anche un po' guardone, sai? Allora, devo dire? Rotto in culo. Grazie, questo me lo segno, rotto in culo, meraviglioso. Chi sei? Io sono il G, cosa vuoi che sia? Ho rotto coglione alla gente per tutto l'anno, ho fatto migliaia di telefonate. Io sono la millesima. Sì, sei anche te effettivamente, perché io sto prendendo per il culo anche te, capito? Se tu hai un bel culettino meglio ancora, voglio dire. Comunque con tuo ragazzo è tutto bene, no? A parte quello che gli dici, no? Chi è la tua mamma? Sì, è mia mamma. La tua mamma, lascia stare la mamma non conta nulla la mamma, eh? Senti una cosa, ma se noi ci si incontrasse? No. Tanto il tuo ragazzo non va mica d'accordo, sei vero? No. Ma magari nel 2000 cambi, io sono un tipo simpatico, sai? Sì. Io sono innamorata. Cosa sei innamorata? Sei innamorata. Vieni a innamorare, tu gli dici le cose, tu gli dici c'è il Proleso, povero ragazzo. Sì, fate l'amore, L'amore. Fate l'amore, E la guerra qualche volta? Ma non la guerra, però qualche volta, Senti, ma cazzo di cane, me lo vuoi dire per no. Terminare? No, dimmi cazzo di cane piano, dimmelo. Grazie, ciao, buon anno. Ciao. Ci vediamo presto, ciao. Oh, finalmente, ci voleva Alice, una minorenne, Alice del paese delle meraviglie, sì. Meno male. Anche il cazzo di cane l'ho avuto, meno male, se non c'era lei, c'era un altro, vabbè, insomma, meno male, facciamo un ultimo numero, via. Ora sto meglio, mi sono liberato, cazzo di cane, stava lì proprio, non andava nessuno giù, capito? Sì, vediamo un po', dai, no. Sono innamorata, parla come me, quella lì. Oh, bene, mi nacchero, insomma, Dunque, sì, ecco, vai. Facciamo anche questa, via, l'ultimo tuffo. Forse si rimedia. Dai informazioni? No. Certo, se rimanevo al telefono con lei, chissà quante me ne avrebbe dette ancora, bastava chiedere. Prima o poi ta, lei. Magari, quando sono quelle ragazze così carine, gli chiedono una cosa e te la fanno. È proprio il massimo. Appunto, ecco. Pronto? Sì. Buongiorno. Io vorrei che lei mi dicesse bucaiolo e merdaiolo. Ah, allora bucaiolo e merdaiolo. Ma che bucaiolo? Bucaiolo. Ah, bucaiolo allora. E merdaiolo. Merdaiolo. Signora, lei non sa che piacere che mi ha fatto. Ecco, ha visto? Lei non sa che piacere che mi fa. Bucaiolo e merdaiolo. Mm. Ne aggiunga una lei. Ma stronzo. Stronzo ci ha detto. Allora. Ce n'ho già un altro di stronzo, vabbè, ne metto due. Bucaiolo, merdaiolo, ne metto un'altra, via. Oh, che gli metto? Non lo so.
Mavetta, mavetta. Oh, gli ho detto, non so. No, uno proprio di quelli, cioè, come gli piace dire a lei a qualcuno che gli sta proprio su coglioni. Ha ragione, che gli ha di, ma ora mi ha fatto girare coglioni. No, però, no, senza dire, né cretino, né vaffanculo, pezzo di merda, testa di cazzo, deficiente, faccia culo, figlio di puttana, stronzo, imbecille, stupido, rotto un culo, cazzo allora... di cane, bucaiolo, berdaiolo, ha detto ora, un'altra. Ma ha rotto coglioni. Ha rotto coglioni. Ecco. Bene, signora, non gliene rompo più, arrivederci. Buon anno. Grazie per tanto. Ah, ora sì, ci siamo. Allora, cretino, yeah. Va a fare in culo, yeah. Pezzo di merda, yeah. Testa di cazzo, yeah. Deficiente, yeah. Faccia culo, yeah. Figlio di puttana, yeah. Stronzo, yeah. Imbecille, yeah. Stupido, yeah. Rotto in culo, yeah. Cazzo di cane, yeah. Bucaiolo, yeah. Merdaiolo, yeah. C'ha rotto coglioni! Yeah, yeah! Ma ve li rompo anche nei 2000. Entra nell'anno 2000 con G, cenone, veglione, spettacolone. Chi non viene a un coglione? In un posto bellissimo sulle colline di Montecatini, gli amici del Colle. Prenota subito il tuo mega capodanno allo 0572 72 180. Entra nell'ultimo anno del secolo con G. E se no, con chi? Stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa un ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il